Hola Luciadore, sei rimescolatori di Badini, ben ritrovati dal vostro Silver con il vostro nuovo Silverius, qui con Shovel Knight. Siamo pronti ad andare a recuperare i saccoccini. Ah, dobbiamo rifarci anche il drago, oh cazzarola. Siamo pronti, stavo dicendo, a recuperare i saccoccini di vita che abbiamo lasciato morendo. Perché verrà la morte e se la piglierà coi brocchi. Ok. Tu potevi essere caduto. È passato a miglior vita. Cerchiamo di non cadere di qua, perché veramente ora sto sinceramente iniziando a capire in cosa consisteva la difficoltà di codesto gioco. Ma se io faccio una roba del genere tipo questa, esatto. Sono riuscito a capire come cavolo si recuperava il diamantifero, pestifero e simpaticifero. Ok, qui non troveremo più nulla, esatto. Però il problema è che io non è che mi ricordo ben bene dove cavolo abbiamo lasciato tutti i nostri averi, e il fatto che questi lasciano picci mi fa pensare, va bene così, va dannatamente bene così. Ok, vai, perfetto. Ok, eravamo caduti qui nel vuoto. Allora, vediamo quanto riesco a recuperare senza morire. Yuhu, yaful, vai. E tutto questo per un semplice baule. Ok, vediamo di non combinare altri casini che abbiamo già dato. Bravo Silver, bravo. Ok, vai, 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 sì! Quanto mi sento poco down! Quindi non mancherà molto nemmeno al boss. E... ok. Che presumo sia quella cosa sullo sfondo, eh? Benissimo. Ok. Bene, quindi... andremo a colpi di Badile! Badile! Stavo dicendo, mi puzza di troppo facile. Ok, no, oh, figlio di una rana dalla bocca larga. No. Vabbè, sono stato bravo. Posso compiacermi e bullarmi con me stesso o con se stesso? Sì, sono... no. Da dove è sbucato? Perché è sbucato? Ma lei si sbuca? Un falò, quanti bei ricordi. Bueno, abbiamo completato praticamente il tutorial. Da qui in poi sarà un inferno. E morirò nei modi più assurdi possibili e immaginabili. Sto guardando la distanza. Salve! Che ci fa lei qui? Arriva nei miei sogni perché mi sono appisolato? Prendila! Presa! No. Ok. Mi sono solo sognato di questo. Si è svegliato. Il nostro Shovel Knight si è svegliato. Spegniamo il fuoco prima di... ok, prima di causare un incendio. Stavo guardando la distanza fra vita e boss. Qua vedere quanta vita ha il boss mi spaventa, mi terrorizza. Mi... oh! Ma scusate la domanda. Ta-ta-da-da. Devo rifarmi tutto il livello.
Però questo permette di incrementare i nostri averi. Ok, allora so che... Vabbè, per questo giro perdonatemi. Possiamo palleggiarcelo? Oh! Stai cercando di dirmi che se lo fai rimbalzare più volte becchi più tesoro? Può essere, ho detto una minchiata? È stata una coincidenza? Coincidenze? Io non credo. Quindi, vabbè, adesso cerchiamo di parpasellarcela felici, soprattutto sperando di non doverci rifare anche il boss. Hai capito sta cosa, molto interessante. Quindi io provvederò a fare del simpaticissimo farming off screen, ripetendo le figuracce di Palta. Ma scusate, continua, torna alla mappa. Ah, ok, quindi io posso uscire in qualsivoglia momento dopo aver riconquistato qualsivoglia tesoro. Fico, va bene. Mi piace questa cosa. Perché poi bisogna vedere anche come saranno spendibili tutti questi simpatici ammennicoli del nostro spalatore di vaffan. Ah, perché? Perché io mi ostino a fare queste cose? Logicamente, più saremo dotati in termini aurifero, logicamente più avremo da perdere. Quindi, in teoria, la cosa importante sarebbe spendere. Va bene, adesso cercheremo di dare un senso al nostro incedere. Ma non c'era nulla, vero? Uff. E fra l'altro, quella bastardissima moneta... È già due volte che la incontro, è già due volte che mi frega. Allora, batteremo il drago e torneremo alla mappa. Solo perché questo dava un po' di roba saporita, saporita, saporita. Esatto, benissimo, ok. Adesso vediamo in cosa ci consiste il tornare alla mappa. Ah no, no. Allora ce lo facciamo sapido sapido. Diventerà una sorta di rush. Grazie, Ian Rush fra l'altro. Tu spacca qui e io scavo lì. La domanda è, ma poi i tesorini qui restano, scompaiono? Non si potrà mai sapere, non lo scopriremo mai. Vaffanculo. Scusate, quando vedi blob mi partono le parole brutte. Specialmente se non mi ero accorto prima. E altra domanda del Silver. No, a quanto pare se lo facciamo rimbalzare ci dà davvero più roba. E dai, muoriti. Vediamo se... Ed è gol! Ecco, volevo vedere in cosa consisteva il ripescare eventualmente un pentagramma lì, un pentacolo. Non consiste assolutamente in niente, non ci dà niente. Non ci dà gioia. È una cosa triste. Vabbè, comunque sia, stavo dicendo, io vedrò di farmarmela allegramente per non appesantire l'avanzamento dei video. Questa volta è andata così, è servito per scoprirlo. Ah, stavolta ci siamo fatta, Beh, salamoni. Quindi stavo dicendo, mi arrangerò per i fatti miei ad avanzare, per quanto riguarda appunto il farming. Ah, sono un cretino, un emerito cretino. Stavo parlando, mi sono distratto quel tanto che bastava per far la figura del cane Mustafa, quello che lo pigliava e pensava de... Vabbè, niente, non ci basta il pogo. Sì, ci è bastato il pogo. Per pogo, cioè abbiamo fatto per pogo. Qua se non ricordo male. Sì, benissimo. Vieni da papino. Fantastico, yeah. Stavo giusto appunto dicendo, qualora finisse il video prima che finisca il livello, mi arrangerò io a uscirne e ci rivedremo nel prossimo video nella mappa. Però potrebbe succedere qualcosa di diverso. Io sono curioso di vedere appunto cosa ci riserva il livello, se ci riproporrà un boss nella stessa versione, in una versione più difficile, non ce lo ripropone. Potrebbe essere utile scoprire anche queste cosuncole. Non so utile a cosa, non so utile a chi, ma... Se avete questa curiosità come me, rimanete sintonizzati fino in fondo,
che io filo e fondo. Cercherò di non perdermi troppo nei meandri esplorativi. Vediamo se questo... sì, ok, no, vabbè, fa niente. Perché tanto le mappe musicali, le colonne sonore di una vita triste che fu, le abbiamo già recuperate. Qua c'era scheletro. Salve. Comincio ad avere memoria. Fantastico. Potrei diventare un funambolo in poco tempo. Mi piace come sgargia nei bauli. Ok. Draghetto, per questa volta ti lascerò vivere. Salve. Vediamo di ottimizzare, vedere un rush a cosa può portare, se è una cosa effettivamente utile, controproducente. Qui, se non sbaglio, c'era l'altro drago. Sì, quello che ci fotte di soldi, che però fra l'altro possiamo anche bellamente lasciare in vita, Porca zozza! Che figura da imbecillo col fischio grosso. Ah, dicevamo. Ah, un mob respawnato che ci conferisce un oggetto. Sì, che l'avevamo ucciso anche in una vita precedente. Va bene. Allora adesso useremo la capoccia di drago per... la difficoltà di sto tizio appunto consiste nel fatto di non cascare nel buco. Come uno stronzo qualsiasi. Salve! No! Porca! Ok, anche in Shovel Knight la fretta è cattiva consigliera alquanto. Fa fare le robe brutte e le figure barbine, soprattutto allo zio Silver, quando va spedito come un fischione, convinto che sia la scelta migliore. Zio Opuscolo! Vabbè, come detto, se non dovessimo riuscire a ricongiungerci col boss... Vabbè, questo lo posso tranquillamente evitare ora, lasciamolo dormire. Ecco, qua ho perso tutti i miei averi. Vediamo se riusciamo a raccattarli senza cascare nel buco. Sì, sì. Ok, benissimo così. Stavo dicendo che io giustamente provvederò a finire il livello. No, fermati lì, bravo. Io provvederò a finire il livello, incontrerò il boss e vi farò sapere per vie traverse come è andata a finire, se il boss c'era, se è stata una boss fight diversa o meno. Io sinceramente credo che resterà a sto punto tutto uguale, perché allora non ci dovrebbe essere difficoltà alcuna a farmare, basterebbe rifarsi i livelli all'infinito. Grazie. E giusto appunto il boss era qua, quindi dovremmo fare in tempo a scoprirlo. Sì, è ancora lì, pure tutto il discorso da capo. Perfetto, perfetto. Ok, vediamo se riusciremo a cavarcela nella stessa maniera. No. Sono stato fortunato la prima, mi stai dicendo questo? Ammazza. Ammazza. La vedo grama. La vedo molto grama. Ma molto grama. Molto. Aio. Andiamo lì. No. Ora ho capito dove sta la difficoltà del gioco. Non fare figure al mentolo e anche all'eucaliptolo. Va bene, va bene. A sto punto però abbiamo l'equanime diritto di ritentarci, cercando soprattutto di recuperare tutti appunto i nostri tesorucci, pafutucci, che saranno anche questi motivo per fare brutte fini a gogo. Se si piglia l'onda di rimbalzo giusta diventa una festicciuola di compleanno. No, porca paletta! Sì, porca paletta mi sembra la cosa più adatta da dirsi.
No, vieni qua, figlio di una vanga. Vaffangala. Ok, ce l'abbiamo fatta. E quindi vedremo anche subito se c'è, visto che tanto devo fare editing, facciamo editing fino in fondo e scopriamo se c'è obiettivamente un senso a questa vita, che apparentemente questa vita un senso non ce l'ha, però potremo scoprire appunto di poter spendere i nostri soldini ora. Ok, i punti vuoti non sono nulla. Villaggio. Salve Farrell, salto là, niente armi, abbiamo avuto abbastanza preoccupazioni, non vogliamo gente che agita la spada. Ah, è solo una pala, allora puoi entrare, non dimenticare. Premi su per parlare con qualcuno. Come i vecchi giochi di una volta. Lo amo già. Signora Cervo, ricordo che prima dell'ordine degli spietati non avevamo paura di fare una passeggiata. Signor Cavallo! Avventuriero, se sei troppo stressato prova a pescare, non si sa mai cosa potresti prendere. Possiamo aprire anche le porte? No, un folle elfo. Hai mai visto delle scintille uscire da un pozzo senza fondo? Significa che lì ci sono dei veri tesori. Signor folle elfo, tizio con la borsa, i tacchini e le mele servono a ripristinare la tua vita. L'ho appena scoperto e lo dico a tutti. Paesano, hai presente quei checkpoint di vetro? Puoi romperli per ottenere dei tesori. Vaffan... Oh, ok. Molto interessante. Grazie, l'informazione più inutile della storia dei videogiochi. Qualcosa mi dice che noi ne sappiamo qualcosa di questi spartiti. Ok. Sì. Che culo. Canta una canzone. Che bello. Affila la tua pala. Sì, logicamente non ce le sentiremo tutte. Bellissimi, tutti questi suoni, vecchia maniera, mi piace. Sono 46 in totale, fico. Ok, parliamo con il pescatore, ok. Quindi i personaggi si susseguono. Ok, va bene. E questo è il negozio. Me lo sento. Un capro. Masticare una latina, voce del verbo masticazzi. Sì. Ok. Sì. Yeah! Yeah! Uè, viva, viva! Come sono tutti felici di questa cosa. Oh. Sì. Ok, dato che abbiamo fatto due splendidi giretti. Sì. Grazie. Parli rima che sei un fico. Yeah, very good. Da zozzoni! Ci piace. Ok. Chester. Oh.
Va bene, ci stiamo spingendo troppo in là per questo video. Quindi, ragazzuoli, io qui dal fiero capro vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo simpaticissimo video di Shovel Knight, dove scopriremo come proseguirà l'avventura del nostro palato e cornuto paladino. Che gioia. Ok, la smetto. Ciao.